Poco dopo le ore 11 di stamane a Palazzo di Città, il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, ha proclamato ufficialmente l'elezione del sindaco Carlo Masci e dei 32 eletti in Consiglio Comunale. Parte dunque il Masci bis al Comune di Pescara. A distanza di quasi un mese dalle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno scorsi, con la vittoria di Carlo Masci al primo turno con oltre il 50%, contro Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli, il riconteggio dei voti è finito ed il quadro non è cambiato. E oggi è come il primo giorno di scuola, ci sono io e ci sono anche tanti consiglieri comunali nuovi, mi farà piacere salutarli, gioire con loro e prepararci per una consigliatura molto intensa con tanto lavoro, perché dobbiamo completare le opere che abbiamo cominciato, quelle del PNRR, non soltanto quelle del PNRR, e in più abbiamo l'area risulta da realizzare con questo parco di 65.000 metri quadrati, il parcheggio lato sud e poi la sede istituzionale della Regione Abruzzo. Io le immagino in mezzo a un parco con un edificio bellissimo di grandissima qualità architettonica e di grandissimo valore ambientale. Nelle prossime ore sarà ufficializzata la nuova giunta e poi, entro 10 giorni dalla proclamazione, sarà convocato il primo consiglio comunale, che si terrà entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. La giunta ci cominciamo a pensare da oggi, dopo la proclamazione. Adesso i partiti stanno lavorando per determinare le quote da assegnare a ogni singolo partito, poi si confronteranno con me con quei criteri che io ho dettato, che sono competenza, compenso, consenso e voglia di lavorare e di impegnarsi concretamente per la città tutti i giorni dell'anno, anche 18-20 ore al giorno come ho fatto io nei 5 anni precedenti. La prima seduta di Consiglio Comunale dunque potrebbe svolgersi dopo il 15 luglio. In quella riunione il sindaco Masci presenterà la sua giunta bis. Significa che le trattative per la nomina dei 9 assessori e per la scelta del presidente del Consiglio Comunale andranno avanti almeno per le prossime 2 settimane. Nei tempi canonici, quelli che prevede la legge, abbiamo qualche altro giorno per ragionare e non appena saremo pronti la comunicheremo alla nuova giunta. Sarà una giunta che dovrà lavorare molto e sarà una giunta competente che tiene conto del consenso che c'è stato.